È indubbio che la riabilitazione insieme alla cura faccia parte, sia una colonna portante del percorso dell'individuo che viene porto in un periodo preciso della sua vita da malattia mentale. È altrettanto indubbio che per parlare di riabilitazione io ho bisogno di parlare prima dell'organigramma, e questo perché in ogni problema che la vita ci mette avanti è importante affrontare il problema con un metodo, e quindi dall'organigramma non so se vediamo che sostanzialmente l'organigramma si divide in due unità operative complesse, l'ospedaliera e la territoriale. Nell'ambito della territoriale ci sono le strutture riabilitative residenziali e semiresidenziali. È ovvio, per come intendiamo noi, perché non parlo solo a nome mio, parlo a nome del Dipartimento, è ovvio che la riabilitazione non si fa solo nelle strutture, si fa soprattutto nelle strutture, ma si fa in ogni luogo del Dipartimento e si fa soprattutto fuori dal Dipartimento, e fuori dal Dipartimento viene fatta attraverso collaborazione con enti, con associazioni e diciamo con strutture che hanno poco apparentemente a che vedere con la salute mentale, ma che possono risolvere problemi di salute mentale. In questo periodo in cui poi la sfiducia regna sovrana, non è casuale il titolo della relazione, che è un titolo di speranza. Perché è un titolo di speranza? Perché parliamo della storia di un individuo, poi alla fine proietteremo anche un breve filmato su questa storia. Della storia di un individuo che dal ricovero presso l'SPDG, un ricovero tra l'altro fatto in regime di TSO, passando attraverso la struttura riabilitativa, è riuscito poi a trovare un lavoro in un ambiente semiprotetto, ha trovato un appartamento, attualmente, e questo da diversi anni, pur in terapia farmacologica, fa un depot una volta al mese, e cosa molto importante, è la stessa persona che viene nel nostro ambulatorio a farsi fare il depot, quindi una consapevolezza raggiunto incredibile. Ora un lavoro stabile, e abbiamo visto come il lavoro stabile sia di fondamentale importanza per il recupero di persone con problemi mentali. Voglio dire che in questo momento il lavoro stabile è importante per tutti noi, non solo per i malati. Allora, i tipi di lavoro che il DSM, grazie soprattutto a collaborazione con il servizio sociale comune, riesce a offrire sostanzialmente, possono essere divisi in lavori protetti, posti di lavoro che il comune offre ai nostri pazienti, in lavori semiprotetti, dove sempre attraverso lo strumento della borsa di lavoro i ragazzi vanno in cooperative e fanno lavori più svariati, fino ad arrivare in alcuni casi a un lavoro regolare, autonomo, con un indennizzo decisamente equo.
risparmiarmi, ma sono costretto a dirvi anche due cose sulla riabilitazione, no? Sulla riabilitazione come strumento. Innanzitutto, che cos'è la riabilitazione? La riabilitazione è il riconoscimento di capacità che la persona malata aveva e l'acquisizione attraverso il lavoro degli operatori di capacità sempre nuove e sempre maggiori che possano permettere un domani all'individuo sicuramente una migliore qualità di vita e perché no anche un'autonomia non solo economica ma anche affettiva. Diciamo che possiamo dividere in due livelli, il primo livello è quello che interessa proprio i tecnici della riabilitazione, gli educatori e diciamo che sono tutte quelle cose inerenti al mondo esterno del paziente, alla vita quotidiana, ai suoi risvolti personali, familiari, sociali e sono finalizzati allo sviluppo delle competenze della vita quotidiana. Social skill supporta lo studio. Poi c'è un secondo livello. Noi abbiamo, tra virgolette, la fortuna di non essere appieno come personale, ma di avere un personale sufficiente che ci permette di poter offrire ai nostri pazienti all'interno delle strutture anche delle psicoterapie individuali, psicoterapie di gruppo. E quando parlo di psicoterapia di gruppo intendo psicoterapia di gruppo a pazienti e cosa molto importante anche psicoterapia di gruppo ai familiari dei pazienti. Da circa un paio d'anni poi abbiamo iniziato sotto la guida del professor Canevaro delle psicoterapie a livello multifamiliare. Insieme alla riabilitazione, a questo proposito, scusate, vado un po' a braccio, a questo proposito il lavoro principale, il focus riabilitativo che il Dipartimento Sentimentale di Ascoli usa è quello di agire sulla parte sana, sullo spazio sano del paziente e non di agire sulla parte malata, cercando di allargare sempre più lo spazio della parte sana perché chiaramente poi si riduce lo spazio della parte malata. Vorrei ricordare in questo momento anche un insegnamento che ha dato a tanti di noi il professor Caglieri. Ricordatevi sempre, lui diceva, che davanti a voi non avete una malattia, ma avete una persona che ha una malattia. Questo è molto importante, entrare in questo concetto, perché sennò il rischio che si corre è quello di trattare la malattia dimenticando la persona. E invece non dobbiamo mai dimenticare che anche la persona con i disturbi più gravi che può avere è sempre una persona e quindi in quanto tale dobbiamo avere la capacità noi operatori di ascoltarla sempre. Un altro modo di riabilitare che noi usiamo è stato ed è tuttora quello di sviluppare sia nei pazienti sia negli operatori un senso di appartenenza, perché abbiamo visto nel corso degli anni che il senso di appartenenza serve moltissimo
all'integrazione e alla risocializzazione del paziente, per senso di appartenenza. Posso fare diversi esempi. Abbiamo una squadra costituita da diversi anni, una squadra di calcetto, e allora lì giocano sia i pazienti sia gli operatori. Però la cosa bella è che non c'è operatore e paziente, ci sono giocatori della squadra di calcetto, e questo è un esempio di senso di appartenenza. Un altro esempio può essere quello del teatro, attività riabilitativa che si svolge soprattutto grazie al centro diurno, e anche lì pazienti e operatori stanno insieme e sono quelli che fanno il teatro. Ultimo esempio che voglio fare riguardo al senso di appartenenza, anche perché mi sembra più eclatante. Un tempo noi riuscivamo a fare dei soggiorni anche fuori Italia, viste i tagli che annualmente avvengono nel settore psichiatrico, siamo arrivati a dei soggiorni autogestiti. Temo che verranno tagliati anche i soggiorni autogestiti, però durante un soggiorno autogestiti, alla partenza per questo soggiorno c'erano i medici, c'erano gli infermieri, c'erano i tecnici della riabilitazione e c'erano i pazienti. Al ritorno del soggiorno, una comunicazione molto bella che mi fece un operatore e che mi colpì tantissimo e allo stesso tempo mi fece capire che grosso modo stavamo sulla strada giusta per il senso di appartenenza. Mi disse: noi siamo partiti medici, infermieri, pazienti, tecnici della riabilitazione, adesso siamo quelli del soggiorno. E questo mi sembra molto indicativo per quello che riguarda il senso di appartenenza. Riflettevo prima sull'immagine che avete scelto per questo convegno e riflettevo su quanto appunto è appropriata e soprattutto dal senso, almeno il senso che io ho colto di queste giornate, questo essere invidico, questo equilibrio continuamente da ricostruire, da ritrovare, ma da ritrovare non da soli appunto, ma con l'altro. Un altro che oggi più che mai, come forse accennavi anche tu prima, Giorgio, la crisi economica sicuramente porta anche questo, che si tende sempre più ad escludere un po' dal nostro ambito, un altro che non si riconosce, che non si vede, che a volte rappresenta più un problema che una risorsa. Questo equilibrio si gioca fondamentalmente sull'affettività, sulla sfera affettiva e emotiva, quindi è proprio di questo che stiamo parlando. L'altro concetto importante che mi premeva sottolineare, intorno al quale ruota un po' tutto anche l'impegno amministrativo che mi riguarda, è il concetto di comunità. Io credo che sia un po' questo al fondo di tutto quello che stiamo dicendo, di tutte le riflessioni che stiamo facendo sulla malattia mentale, diciamo anche sulla disabilità in generale, che è quello che diciamo, mi riguarda direttamente, moltissima parte delle nostre attività amministrative, dei nostri interventi e servizi sono rivolti alla disabilità. Il concetto di comunità è fondamentale, la costruzione della comunità è fondamentale. È vero che è un momento critico in cui le risorse economiche sono decisamente scarse, ma è vero anche, mi colpiva quello che diceva prima il professore dell'Aquila riguardo al progetto del futuro, il progetto sul futuro che hanno espresso le mamme, le donne a Milano dopo il terremoto. È vero anche che la crisi mette in moto, attiva delle risorse che probabilmente in altri momenti non si sente la necessità di attivare o comunque, diciamo, anche a livello di progettualità non si è incentivati a tirare fuori. Sul nostro territorio, dicevo appunto, collaboriamo molto, soprattutto, e in questo io credo molto, nel sostegno alla famiglia, nel sostegno alla domiciliarità, soprattutto per quanto riguarda i servizi appunto rivolti alla disabilità.
il sostegno alle famiglie e, diciamo così, aiutare le famiglie a trovare loro stesse le risorse per affrontare il problema. Nel senso che tutto ciò che si può fare per evitare l'istituzionalizzazione, tutto ciò che si può fare perché la persona possa continuare a vivere una condizione, una dimensione relazionale, familiare e diciamo così, sociale nel senso più naturale della parola. Quindi prima il protagonista del filmato diceva all'inizio, all'esordio, sono felice, mi sento felice di camminare per le vie della mia città e non essere riconosciuto. Questo non essere riconosciuto significa non essere riconosciuto come diverso, non essere individuato come estraneo al tessuto sociale. Allora è questo, la permeabilità, la flessibilità del tessuto sociale è ciò su cui maggiormente credo si debba lavorare, spero che stiamo lavorando insieme, ecco, insieme è l'altra parola importante che diceva prima Giorgio. Questo insieme significa, anche qui bisogna superare una logica probabilmente vecchia, superata dalla storia, superata dagli eventi, quella logica assistenziale che vede l'ente locale, il pubblico erogatore di denaro, di contributi, di servizi, senza che ci sia una vera, reale, efficace collaborazione del lavorare con. Lavorare con significa progettare con, comprendere con e intervenire con. Io spero, credo di lavorare in questo senso, soprattutto con il Dipartimento di Salute Mentale, dove anche da un punto di vista umano, diciamo, mi sono arricchita molto e mi sono trovata a fare una considerazione, e qui arrivo al terzo concetto importante, secondo me, che è quello di persona, che è stato citato più volte. Io ricordo, come penso molti di noi, ho un'immagine del disabile di 30 anni fa, in cui era evidente la disabilità, cioè in queste persone emergeva su tutta la loro personalità il tratto della disabilità, l'etica. Allora il segno del cambiamento, il passaggio di una certa cultura, una conversione culturale che sicuramente c'è stata, ha fatto sì che oggi invece parliamo di persona, personalità, in una condizione di malattia o di disabilità. E allora io, ecco, quando vado al centro di Ulmo, al Serviero, io vedo delle persone, vedo delle personalità, vedo soggetti che esprimono il loro carattere, le loro inclinazioni, anche i difetti del loro carattere, e su questo si innesta una situazione, perché proprio la situazione, gli ultimi studi, anche la stessa nuova certificazione della disabilità, l'ICF, tende proprio a sottolineare questo, cioè la disabilità e la malattia sono una condizione non tanto e non solo relativa al soggetto, ma relativa al contesto in cui il soggetto si trova. Quindi io sono disabile nella misura in cui il contesto in cui vivo accentua le mie difficoltà e ne fa una disabilità strutturale della mia difficoltà. Io insegno filosofia, che è il mio mestiere fondamentale, e dico sempre ai ragazzi che a volte banalmente, in modo molto un po' grossolano, mettono in relazione la genialità con la follia o altre caratteristiche della personalità con una forma di malattia mentale o di disabilità in genere, soprattutto con la malattia mentale. Nietzsche parlava della propria malattia, molti di voi credo tutti sapranno che è morto dopo 10 anni di ricovero, di sofferenze particolari, pare che soffrisse un disturbo psicotico piuttosto grave, e lui parlava della sua malattia solamente in questi termini, cioè diceva la mia malattia mi mette in una condizione di sofferenza, di dolore, che come molte altre situazioni di sofferenza mi rende più incline a riflettere con maggiore lucidità, maggiore distacco da quello che una persona sana, diciamo, è assorbita, da cui una persona sana è assorbita nella sua vita, e quindi riesco a vedere certe situazioni e a riflettere su certi aspetti della realtà umana con maggiore disincanto, con maggiore lucidità. Solo questo diceva, perché se una persona è geniale anche soffrendo di una malattia mentale, se ha un pessimo carattere, porta il suo pessimo carattere anche nella sua malattia.
Tutto questo, ecco, magari che vorrei soffermare un attimo su quelle che sono le nostre forme di collaborazione. Il dottor Mariani accennava prima la borsa lavoro. Anche io ritengo che l'intervento lavorativo sia un veicolo fondamentale, una forma rilevante di interazione, di relazione e di quella permeabilità del tessuto sociale di cui parlavo prima. C'è un discorso da fare, oltre che sulle borse di lavoro, anche sull'inserimento lavorativo vero e proprio, perché insomma diciamo c'è una borsa di lavoro che molto spesso purtroppo è una forma di sussistenza che si porta avanti nel tempo senza che ci sia poi un'evoluzione, dovrebbe in realtà essere un segmento di un percorso che porta la persona disabile ad un inserimento lavorativo vero e proprio. C'è una legge che risale al 99, che è la legge 68, che in un certo senso impone anche alle strutture pubbliche e private l'assunzione dei disabili. Su questo, ecco, arriviamo al tema del pregiudizio di cui si parlava prima. C'è questo pregiudizio, non è neanche tanto strisciante, perché a volte si presta in modo molto molto palese. Le aziende, le ditte, le strutture in generale, diciamo così, preferiscono pagare la multa, la sanzione per non aver ottemperato a questo obbligo di legge, piuttosto che caricarsi quello che comunque è un problema. È una persona problematica, una persona che ha bisogno di un lungo apprendistato, di un tutoraggio, e quindi diciamo che su questo davvero ci scontriamo contro un pregiudizio ancora molto molto forte. A proposito del pregiudizio, volevo citare un progetto che si porta avanti con l'ambito territoriale già da tanti anni e che è rivolto ai ragazzi della scuola superiore, perché è vero, non è retorico che sono i ragazzi che davvero possono segnare il cambiamento, è davvero se loro cresce e con loro cresce una mentalità diversa che abbiamo speranza che le cose cambino. Allora quest'anno loro hanno prodotto dei lavori bellissimi in questo progetto che è appunto contro lo stigma della malattia mentale, hanno prodotto dei lavori veramente molto belli che li hanno portati tra l'altro ad approfondire la legge Basaglia, la situazione attuale normativa, ma anche le strutture che ci sono, e questo io lo ritengo davvero molto importante, il fatto di agire e di andare a comunicare, a far conoscere le nuove generazioni, che è importante questo riconoscimento dell'altro a prescindere dalla sua condizione e che quella sua condizione può essere modificata dal nostro atteggiamento, proprio come queste due persone che stanno in bilico su questo cuore rovesciato. Quindi il sostegno al centro diurno, la collaborazione con il dipartimento, che cosa si può fare ancora? Certamente una cosa che ho imparato facendo l'assessore ai servizi sociali è che per quanto tu possa fare rimane sempre tantissimo altro da fare, perché è così, perché c'è bisogno di servizi, di interventi, c'è bisogno di risposte. Io credo molto per esempio nelle comunità alloggio, che il Comune ha sostenuto e sostiene da diversi anni qui sul nostro territorio. Su questo progetto io spero di poter continuare a collaborare, perché è una forma appunto di permeabilità del tessuto sociale che io ritengo molto importante, proprio perché la struttura, come dicevi tu Giorgio, è una risposta, non è la risposta, e soprattutto si tende a fare sì che non sia una risposta permanente. La mia disponibilità, la nostra come amministrazione, è massima. Devo dire che ringrazio anche il mio sindaco e comunque la giunta, che dimostra in questi 3 anni quantomeno con il diminuire delle risorse, il taglio dei trasferimenti, una sensibilità verso il sociale, comunque una protezione del sociale che sicuramente facilita anche il mio lavoro, però è fondamentale questa collaborazione sul territorio a tutti i livelli, quindi dalle famiglie alle scuole ai soggetti del terzo settore. Il terzo settore in questa città è molto molto attivo, presente, efficace, c'è una capacità di coinvolgimento veramente grande della quale noi ci avvaliamo parecchio in uno scambio anche qui, perché il concetto di sussidiarietà deve essere aggiornato, cioè non si deve pensare che
il pubblico, l'ente locale, l'amministrazione faccia fare alle associazioni ciò che non riesce a fare direttamente, no? C'è invece un bel rapporto di scambio dalla progettazione fino all'attivazione di certi servizi, e ne abbiamo tanti sul territorio. Tu citavi prima l'attività teatrale di drammatizzazione, allora dobbiamo dire che giovedì ci sarà la rappresentazione Teatrando, che è la rassegna, ormai è la nona edizione, quindi anche questa è una sua tradizione, la rassegna teatrale dei nostri centri diurni, che sono cinque sul territorio nostro, e per questa rassegna noi abbiamo il Ventilio Basso. È veramente una soddisfazione enorme vedere che questi ragazzi superano quella che è una paura, che poi un timore che poi di tutti noi, perché insomma salire sul palco di un teatro non è facile per nessuno, lo fanno, si divertono, fanno divertire e soprattutto esprimono questo rapporto che hanno con gli operatori che quotidianamente lavorano, interagiscono con loro, che è davvero l'espressione vera del lavoro che c'è dietro questa rappresentazione. Io vi